Se nella verde Irlanda vengono selezionati gli elegantissimi setter irlandesi rosso e rosso e bianco, è sui difficilissimi terreni scozzesi, sui moor e sulle grouse, che nasce il setter Gordon. Il nome setter Gordon è il doveroso riconoscimento al duca Alessandro IV di Gordon Castle, che accoppiò uno dei suoi migliori setter inglesi da caccia con una cagna da pastore nera con una macchia bianca sul petto. Questa cagna non era di sua proprietà, ma era di proprietà di alcuni pastori che giravano l'intorno, e in questa cagna lui aveva notato grosse capacità venatorie. Di conseguenza accoppiò questi cani. In quell'epoca si usava spesso accoppiare cani di differenti razze proprio per cercare di tirare fuori grossi cani da caccia. Tant'è che nel canile Gordon venivano allevati cani ovviamente con ossatura molto forte, poco labbro e sicuramente cani non lunghi, quindi che stavano nel quadrato. È un cane molto forte, molto robusto, abituato a lavorare su terreni pesanti, i tipici moor della Scozia, ricoperti di erica abbastanza impervia, per cui resistente sia alle basse temperature che alle fatiche. Cane di taglia importante, può arrivare a 68 cm al garrese e di peso sostenuto, perché può arrivare fino a 35 kg in un maschio. Questo appunto è un maschio di taglia medio-grande. E il cacciatore che disegno sul Gordon, non so se tocca a me dirlo, perché ogni cacciatore ragiona col suo modo di pensare. Però il Gordon, essendo un cane di razza inglese, dovrebbe rispecchiare il tipo di caccia che fanno sia i Pointer che i setter inglesi, non i continentali. Perché io ho visto dei Gordon cacciare alla pari in alta montagna a livello dei setter inglesi e dei Pointer. Dobbiamo tornare indietro nel passato. Alcuni allevatori hanno creato un Gordon quasi esclusivamente per l'esposizione. E per l'esposizione non stavano a guardare il cane da come doveva muoversi sul terreno, ma era diventato un discorso chi lo faceva più alto, con 40 kg, cioè quei discorsi lì. E hanno creato un'etichetta che ancora oggi il Gordon ha dei problemi a togliersela. Cioè un cane pesante, galoppi saltellanti, coda in movimento, cioè quel cane lì, un po' linfatico. Il problema è quello. Vedo che questa andatura è un po' così rampante, no? Questo tirar su le spalle anteriori è diverso rispetto all'inglese, che è più preterpio. È normale, questo è un Gordon, non è un setter inglese. È il suo modo di andare, questo, proprio classico, capito? Questa è la classica ferma Gordon. È in piedi. Bravo, l'ho toccata io, ma vieni, bravo, bravo, porta, 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 bravo, bravissimo, bravo, 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 vai che c'è un'altra, trovala, 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 bravo, porta, 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 bravo, 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 fermo, fermo, dai. Bravo, bravo, bravo.